a chi intervistiamo? Non se si è tutti, stasera siamo andati a intervista. Ci sono due microfoni. Abbiamo impostato la serata del Bodeghero, portate due microfoni. Quello ancora c'è. Sì, in realtà. Però fra poco finirà altrove. Lo slogan di oggi è: prendete tre microfoni, due li usate. Due li usate. Mancano i taralucci. No, i taralucci ci sono, poi vi faccio vedere dove sta. Quale dei due microfoni al pH? Che ti frega? Sorpresina. Allora iniziamo. Iniziamo, argomento della serata che si parlava poc'anzi è il cefalo. Questo sconosciuto è il cefalo. Parliamo della puttanesca, però. Ecco perché serata della puttanesca. Cefalo, pesce. Mugil cefalus. Detto anche mugine, detto anche spigola falsa. Spigola falsa, ci vuole un folle per prendere. E intanto li vendono questi qua. Spigole, cefali venduti per spigole. Cioè, a Treviso ci possono anche riuscire. No, io chiedo a lei perché lei che è esperto, è un grande esperto di pesce. Ma se mi permette, sono un signore, non marziano. Pescere o non pescere? Questo devi capire. Questo è il dilemma. Lei cosa ne pensa? Sì. Sì? Lei a cefalo come sta? Sera. Il microfono non sera, mi metti, per favore. Lo tiene lei. Lo tengo io. Almeno quello. Io sono di Udine. Ah, bene. E allora. Ma lei qua c'è venuto o ce l'hanno mandato? Veramente mi hanno mandato per capire. Devo dire la verità. Quello che i signori tratteranno del cefalo. Ah, bene. Perché lei è un'industria conserviera? No, sono un'industria pesciera. Ah, pesciera. Colà, pesciera. È pesciero? Devo dire. Scusa Dora, tu che hai l'altro microfono, vuoi dire qualcosa? Il signore somiglia tantissimo a un nostro amico che si chiama Ciccio, che è calabrese. Lei mica ha un parente. Allora, vede che il mio accento non è molto, abito a Udine, ma come tutti quelli che stanno al nord, provengono dal sud. Lui è parente di Ciccia Ricotta. Le mie origini? Lui? No. Ho un parente Ciccio, però non la Ricotta. No. Lui è Ciccio. Manager d'azienda. Ciccio. Come tutti noi del nord dimentichiamo le origini. Anche gli accenti. Allora passiamo a chiedere a Tony. Tony, col cefalo che ci sta bene? Secondo me la mentuccia. Sicuro? La mentuccia però bisogna metterla in un... A mazzetti? No. A foglie? La si chiama? A foglie. Piccole? A foglie bloccate. Una a una? In maniera particolare. Da un sorriso verticale. È una sciarada? No. Mi sa che qualcuna che gli sorridono le labbra. Sì, stiamo andando nello scatologico. Al centro del problema. Al centro, sì. Bene. Lei d'ora subito ha intuito. D'ora in poi. D'ora in poi. Ma d'ora. D'ora in poi. D'ora in poi. Ma assomiglia pure un po' al gatto Doraemon, sì. È micione pure lei. Nino, stasera puttanesca? Sì. Loro o nostra? Loro chi? No, dico puttanesca. Sempre loro o nostra? Cioè, se la sono portata da casa o l'hai fatta tu qua? Ma chi? La puttanesca? Dico? Non la tua. Dico. Loro o nostra? Ma chi? Per questa sera veramente esagerato col vino. Sì. La sospendiamo. Tu, ma loro chi? La puttanesca! Manda la puttanesca! A non lo dire! Povera mamma, povera sorellina. Poi ti ricordo che tu, a sorelle, stai in vantaggio. Per dire, era così, un dialetto nostro, nostrano. Nostrano. Per dire, dentro la puttanesca ci abbiamo messo le olive. E col cefalo stanno bene? Le olive stanno bene dappertutto. Però la puttanesca loro è anche o nostra? Una tecnica poliziesca. Spiegami. Si usa per incastrare i pedofili. Davvero? Come? Una giovane fanciulla viene utilizzata per attrarli in una trappola.
La putta fa da esca. La puttanesca. Bravo. Anche lui ha superato il livello etilico. Un applauso. Un applauso. E abbiamo con noi anche un nostro giovane intervistatore che stasera è capitato, purtroppo nella nostra gabbia di mano. Chiediamoglielo. Allora, Dora, ma loro chi, lui? La puttanesca. Ma lei. La puttanesca. Ma lei. La sua. Lei tu. La sua. Ah, la sua. Dora, chiedili innanzitutto, noi chiediamo la domanda di rito stasera. Acefalo, come? Acefalo, come sta? Come stai, Acefalo? Diciamo che la varietà che io avessi è veramente una bella varietà. Bravo, 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 si esprime bene, è un ragazzo. Parli bene, parli bene. Passiamo oltre. No, strano, no, strano. È un ragazzo più naturale. Sì, 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 sì. Molto. Della puttanesca, la puttanesca ti è piaciuta? L'intervista. Beh, devo dire che è veramente buona. Sì, noi stiamo facendo l'associazione. Figli della puttanesca. No, no, comunque addirittura io pensavo che eravate dei figli di puttanesca. No, sì, si vede subito. Generati no, da olivi e capi. Sì, guardalo, generati. 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 Pomodoro, pomodoro. Ma, pomodoro, pomodoro. Poi d'altronde una domanda mettere in soggezione. No, 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 no. Il giovane era l'intervistatore che poi mi ricordo intervistato. Ma lui. Ma tu sei andato mai a puttanesche? Ah, perché se n'è accorto? Ne ho viste stasera di puttanesche. Bene, bene, un locale ben frequentato. No, comunque la varietà era buona. Sinceramente, anche se mi piacciono i maschi, c'era un po' di puttanesche in giro. Ed era buona. Perché Nino come dispensa puttanesche. Io per Alex. Ah, vabbè, qua poi passiamo, travalichiamo nelle puttanate. Vogliamo parlare? Quale dei due? No, questi sono i due regolari. Questo è il numero due. Posso giusto? Mettilo là. Il posto che gli compete. Nino, settimana prossima? Settimana prossima. Grazie. Nino, scusami, Tony, settimana Nino prossima? Sono io. Ma non, sì, ho capito. Offendo, scusate, posso essere etilico un poco pure io? Ma settimana prossima. Tony? Settimana prossima. Settimana prossima. Settimana prossima. Prossima. Settimana prossima. Ciccio. Ah, è una cosa, Dimmi. Prendete due cefali, uno ve lo arrostite. Nella mentuccia? Va bene. Settimana prossima? Assolutamente sì. Settimana prossima? Next week. Ma il microfono rimane là anche la settimana prossima? Lo tengo in carico. Nino, hai perso il microfono. Sì. Nino Baldi, non Nino Galdieri. No, non lo Zucca? Settimana prossima, Zucca, cucineremo la testa di Jack O'Lantern. Ah, Zuccone, il famoso Zuccone. Va bene. Lo Zuccone. Anzi, no, il Zuccone. Il Zuccone, il zaino, il zio, l'abbiamo detto poc'anzi. Va bene, il vino è finito, siamo finiti anche noi, come no? Allora finiamolo, un bel brindisi, ci vediamo settimana prossima con la zucca, zucca, zucconi e zuccotti. Ciao!